Buonasera, buonasera, buonasera. Siamo arrivati. Allora, vi metto già qua il mio contatto, così forse facendo partire i messaggi, allora partite anche voi. Intanto scrivo subito. Intanto faccio partire questo, perché a volte quando faccio partire il mio messaggio arrivano gli altri. Eleonora, buonasera, buonasera Eleonora, buonasera. Intanto mi scrivete se state bene. E man mano che mi scrivete, buonasera Roberta. Buonasera, buonasera Manuela, buonasera Maria Grazia, buonasera Lui. Alida, buonasera, buonasera. Scrivo qualche nome, poi vi parlo. Buonasera a tutti, benvenuti, Carla, Maria. Buonasera Andrea, bentrovata. Buonasera Andrea, benvenuta qui. Ora vi spiego cosa facciamo. Sto prendendo qualche nome, ok? Poi vi spiego cosa facciamo. Allora, come state? Mi sentite? Tutto bene? Tutto a posto? Buonasera. Vado, sto scrivendo qualche nome, poi fra un po' facciamo una piccola visualizzazione per connetterci ovviamente con l'alto. Grazie Alida. E poi vado a dare dei messaggi personalizzati, ok? Chi vuole può rimanere ovviamente fino alla fine. Buonasera, grazie Barigossi, benvenuta anche a lei. Grazie Maria Grazia, buonasera Giovanna, buonasera Roberta Grazia, che si sente bene, mi fa piacere. Allora, dicevo, chi è oramai un habitué sa cosa facciamo questa sera, una volta al mese più o meno ci troviamo, e vado a dare dei messaggi personalizzati, random, diciamo così, per, scrivo, spero di scrivere bene. Messaggi personalizzati appunto e dico però rimanete fino alla fine perché intanto spesso succede che durante i messaggi personalizzati, se anche non sono direttamente per la persona, le persone che stanno ascoltando, la persona magari risuonano delle cose che vengono dette, ok? Quindi è fondamentale stare sempre in ascolto. Perché angeli, arcangeli, universo, globo, piuttosto che si mettono in contatto con noi sotto diverse forme, sotto diversi modi, ok? Quindi possono essere i numeri, piuttosto che le piume, le monetine, i cuoricini, ma anche attraverso appunto messaggi che arrivano e che sono dati ad altre persone, ok? Poi comunque alla fine della serata darò un messaggio generale per tutti, quindi insomma chi non ha ricevuto il messaggio personalizzato non se ne abbia, sarà per la prossima volta. Io sto prendendo e prendo giù qualche nominativo ora, poi ne prenderò giù qualcun altro dopo, man mano che le persone arriveranno, ma praticamente buonasera, buonasera, benvenuti a chi arriva.
E dicevo, prendo giù dei nominativi e mi auguro che le persone, insomma, che scrivono qui siano oneste nel dire se hanno già avuto il messaggio personalizzato in tutti questi mesi che lo stiamo facendo, perché è giusto che io lo dia anche a persone che non l'hanno ricevuto. Io ho tutti i fogli delle persone alle quali ho dato i messaggi in questi mesi personalizzati, tuttavia non riesco a stare a guardare a chi e a chi non l'ho data. Quindi la cosa fondamentale sarebbe scrivere: io ho già avuto il messaggio, così che io procedo anche con altre persone. Ok? Insomma, non mi va, una sera addirittura l'ho dato alla stessa persona due volte perché sono intenta appunto a canalizzare, quindi insomma mi perdo un pochino, dovete anche essere comprensive e comprensivi sotto questo punto, ok? Allora, intanto per chi mi conosce, sono Luciana, sapete benissimo cosa faccio, quindi lo dico per chi magari non è la prima volta. Grazie Giovanna, molto carina averlo detto. Dicevo, per chi non mi conosce, dico quello che faccio. Allora, sono insegnante e coach business del metodo Luisei, puoi guarire la tua vita. Tengo appunto corsi e percorsi di crescita personale. Arrivo, eh? Ecco, me la sono già persa. Scrivete troppo in fretta, cavoli. Vabbè, dai, va bene così. Arrivo, eh? Adesso mi dedico a parlare, poi continuerò a scrivere dopo o prenderò le persone che arrivano più tardi. Dicevo, insegnante, coach e business di crescita personale a metodo Luisei, puoi guarire la mia vita. E praticamente tengo corsi e percorsi di crescita personale sia di questo metodo sia di corsi che ho scritto io, legati praticamente al mondo spirituale, quindi legato agli angeli, ma anche appunto legato alla crescita personale. Uno, ad esempio, è scopri il tuo scopo di vita e l'altro è la potenza delle parole. Quello che invece sono i corsi angelici sono proprio un corso legato al connettersi con i nostri angeli e poi un percorso di 8 settimane per imparare a canalizzare attraverso le carte angeliche. Ok? Molto bene, detto questo, chi vuole può anche andare a vedere il sito www.lucianasugo.it e all'inizio, dei messaggi ho messo il mio contatto, quindi il mio numero di telefono, dove potete mandarmi un messaggio WhatsApp per avere le info su, quelli che sono i consulti personalizzati, tipologie, modalità e costi e anche quelli che sono appunto i corsi di crescita personale. Ok? Quindi il primo incontro, diciamo, il primo colloquio, diciamo così, di crescita personale di coaching è sempre gratuito, naturalmente, perché si va a parlare un pochino di che cosa e di quali sarebbero gli obiettivi della persona, vado a spiegare cosa insegno e come ci si arriva e poi spiego le varie modalità e i vari percorsi che possiamo fare insieme. Ok? Detto questo, vado. Buonasera, allora vado a fare una cosa ora. Ci vedo poco anche con gli occhiali, ma va bene, com'è che com'è. Ok, allora vi spiego cosa facciamo adesso perché sono già passati un po' di minuti. Grazie che siete arrivati. Allora, cosa facciamo adesso? Metto su una piccola musichina. 3-4 minuti di visualizzazione, ok? Quindi chiudiamo gli occhi e ci lasciamo guidare dalle parole che dico. Dopodiché metto via appunto la visualizzazione, spengo la musica e andrò a chiamare, a dire il nome, il cognome della persona alla quale verrà dato il messaggio in quel momento, ok? Chiedo per cortesia alle persone che ricevono il messaggio se alla fine del messaggio potete mettere nel commento anche solo grazie ricevuto, così so che quella persona ha ascoltato, ok? Molto bene. Benissimo, allora, ce la possiamo fare anche stasera. Sapete com'è.
Premetto che non mi servono date di nascita, foto, non servono queste cose. Chiedo cortesemente appunto neanche di scrivere che cosa volete sapere perché tanto non ve lo dico, nel senso che consulto personalizzato, se facciamo insieme una lettura angelica, lì potete chiedere tutto quello che volete. In questo contesto vado a dare io un messaggio alla persona, ho già tirato fuori, no? Appunto canalizzo attraverso le carte angeliche, ho già fatto tutti i vari, diciamo così, i vari pacchettini dei messaggi da dare alle persone, quindi darò man mano alla persona, nome e cognome, darò appunto il messaggio. Ok? Adesso basta perché mi sto dilungando troppo. Allora, vi chiedo cortesemente di... Buonasera Antonella, buonasera, grazie che sei qui anche tu. Metto la musichina e mi dite se è giusto o se è troppo alta, perché non deve coprire la mia voce, mi sembra già troppo altina. Ok? Allora, facciamo questa piccola visualizzazione. Ok? Franca, buonasera a te, Costantina, buonasera. Benvenuti a tutti. Ok, ditemi solo se la musica, giusta musica, grazie Leonora. Allora, ti chiedo, ciao Paola, buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Allora, chiedo per cortesia di chiudere gli occhi e di fare un bel... la mia voce è questa, Luciana Agnese, io... Più di questo non riesco a fare, ok? Allora, vi chiedo, parlerò singolare, per ora vi chiedo di chiudere gli occhi, ok? Di fare un bel respiro profondo e di lasciare che il corpo e la mente si rilassino. Lascia andare tutte le emozioni. E inspirando, inspira gioia, amore, pace, tranquillità e tutte quelle belle emozioni che ti fanno sentire bene, vivo, viva, sereno, serena. Mentre espirando, butta fuori stanchezza, preoccupazioni, pensieri inutili e tutto ciò che ti trattiene dal vivere al meglio il qui e ora, con pace e serenità. Sentiti ora avvolto in un tiepido calore di protezione, mentre una luce colorata sta per circondarti. La luce ruota tutto intorno a te e i suoi raggi si estendono come i raggi del sole. Il tuo respiro è calmo, leggero e regolare. Man mano le tensioni si affievoliscono e ti senti protetto e guidato. Accogli le domande che ti arrivano interiormente e ascolta sensazioni ed emozioni, ricordando che le risposte sono già davanti a te. L'unica cosa che devi fare e aprire il tuo cuore per riceverle. Ricorda che possono arrivare in qualsiasi momento e attraverso molteplici fonti. L'importante è che tu abbia fiducia. E quando te la senti, prendendo un bel respiro profondo, puoi tornare piano piano in questa stanza, nel qui e ora,
riaprendo dolcemente gli occhi quando te la senti. Ritroviamoci tutti qui. Allora, ben ritrovati, ditemi se vi siete svegliati dall'attimo fuggente qui e poi andiamo a cominciare e andiamo a dare buonasera, buonasera a chi è arrivato. Allora, vado a cominciare. Grazie Alessandra che dice bellissima sensazione di calma. Ci vuole in tutte queste corse frenetiche quotidiane. Ah, Lucia dice che stava molto bene. Sì. Allora, le visualizzazioni sono molto belle, però in questo contesto ho poco tempo, quindi vado così. Ok, allora partiamo. Vi chiedo appunto di rimanere in ascolto perché ovviamente ho preso giù tanti nomi. E chi lo sta aspettando magari può essere un po' più in giù, ok? Quindi con calma e pazienza vado a dare. Cosa succede in questo contesto? Canalizzo attraverso i tarocchi degli angeli dei messaggi appunto personalizzati per brevi naturalmente per voi, ok? La lettura angelica è la canalizzazione appunto di messaggi di angeli ed arcangeli che riesco ad avere attraverso i tarocchi degli angeli. Che si differenzia dalle altre letture con tarocchi in quanto non è la classica previsione del futuro, ma è, oltre va bene, indicano come possono evolvere le situazioni, ma è l'indicazione sulla strada giusta da seguire in questo momento della vita della persona per la propria evoluzione personale e spirituale. Quindi, attraverso una lettura angelica, appunto, le persone possono chiedere appunto come possono evolvere le situazioni, ma comprendere anche come, oltre a come possono evolvere le cose, quale strada prendere per la propria evoluzione, appunto, e per ottenere ciò che si desidera nella vita. Ok? Allora, parto con la prima persona, quindi man mano che vi chiamo, ascoltate il messaggino e poi se potete, dopo scrivete il feedback anche solo con grazie ricevuto. Grazie mille. Allora, la prima persona è Giancarlo Milani. Come sempre io scrivo male e copio. Allora, per Giancarlo Milani, il messaggio è: allora, gli angeli ti invitano, Giancarlo, a cercare di godere un po' di più della magia delle piccole cose della vita nel quotidiano, godendo appunto della felicità domestica e appunto facendo in modo di non essere troppo insoddisfatto di ciò che hai, dando a volte cose, situazioni e persone per scontate. L'arcangelo Geoffiel con l'ego ti invita a smetterla di cercare fuori di te quell'amore, quella gioia, quell'equilibrio e quella soddisfazione che puoi trovare solo dentro te stesso. Ricordati che questa sensazione che spesso hai di essere in trappola, così come questi pensieri negativi basati sulla paura, sono dovuti proprio a questo. L'arcangelo Michele, che è l'arcangelo delle purificazioni personali, interpersonali del nostro scopo di vita, ti dice che arriverà a breve un'illuminazione che ti darà l'opportunità proprio di prendere delle decisioni che di rimando ti porteranno gioia, soddisfazione e gratitudine. Ricordati che la situazione è destinata a migliorare. Andiamo ora a Sabrina Palazzi. Allora Sabrina, qui è fondamentale che tu cerchi di non rinunciare, ma di proteggere quello che hai creato fino ad oggi, avendo più fiducia e coraggio in te e nelle tue capacità. Haniel, che è l'arcangelo della luna, dell'intuito e del femminile, ti dice che ci sono importanti rivelazioni intuitive che stanno arrivandoti e che arriveranno e che sono anche magari già arrivate, ma sono rivelazioni che riguardano soprattutto te stessa ed è fondamentale che tu le accolga proprio perché ascoltandole e accettandole potrai liberarti dalle paure che ti bloccano. Ci sono per te possibili doni in tempo, denaro, lavoro, idee che fruttano.
possibilità di carriera, risoluzioni di debiti, così come ricezioni di prestiti. Quindi non ti preoccupare per l'aspetto economico. È fondamentale che tu impari a lasciare andare. Andiamo ora ad Andrea Foschini. Allora, Andrea, gli angeli ti dicono che questo momento per te è dove ti senti un po' apatica, dove senti un po' di insoddisfazione nella vita, perché è come se qualcosa non sia andato, non stia andando come vorresti o spereresti. Sappi però che questa ricerca di qualcosa di più la puoi soddisfare partendo da dentro di te, proprio attraverso la tua crescita personale e spirituale. C'è una decisione che stai rimandando da troppo tempo, la stai procrastinando. Quindi gli angeli ti invitano proprio a approfondire, fare delle ricerche per portare avanti con decisione e convinzione quello che hai in mente, ma che ancora, ahimè, non hai portato avanti o non hai deciso di portare avanti. Smettila assolutamente di rimandare. Metatron è l'arcangelo dei nostri obiettivi mentali ed è colui che trasforma appunto i nostri sogni in realtà. Ti sta invitando a fare un atto di fede, che vuol dire a rimettere le tue paure, le tue ansie, le tue preoccupazioni al cielo, cercando proprio di rilassarti, di avere un po' più di fiducia in te stessa e nella vita, seguendo proprio i tuoi sogni perché sono in arrivo per te, non lontano da qui, opportunità inaspettate, assolutamente da accogliere. Ti ribadiscono che questo è un momento dove tu devi assolutamente agire, fare qualcosa in azione. Quindi pensa a quello che vuoi e mettilo in atto. Un bacione. Andiamo ora a Eleonora Senesi. Allora, Eleonora, sei una persona sensibile, una persona empatica, paziente, una persona amorevole, ma gli angeli ti dicono che questo è un momento dove devi assolutamente. Grazie Andrea. Devi assolutamente distaccarti un pochino dal mondo e dai rapporti interpersonali. Ti stai facendo prendere troppo dalle persone intorno a te e ti stai dimenticando di prenderti cura di te. Impara a metterti al primo posto. Sappi che gli angeli ti dicono che c'è uno squilibrio nella tua vita in questo momento legato allo stress per il troppo lavoro, oltre che fisico, proprio mentale. Quindi ti dicono appunto di rilassarti. Ti dicono anche che gli eventi si stanno evolvendo in modo molto rapido e che i ritardi sono finiti. Quindi vedrai che a breve succederanno più cose contemporaneamente proficue e tu ti ritroverai attiva su più fronti. Gli angeli ti invitano anche a informarti meglio. Andiamo ora a Maria Grazia Martelozzo. Allora, Maria Grazia, qui ci sono delle cose che stanno succedendo, succedono tutte un po' insieme e continuano ad esserci cose che non vanno come vorresti tu, ma gli angeli ti dicono che forse non hai ancora, come dire, imparato la lezione dietro tutto questo. Ti dicono di imparare tutto quello che puoi dalla situazione che stai vivendo perché è una scelta poco saggia che tu ti faccia condizionare da ciò che appunto ti dicono le altre persone o avvengono attraverso altre situazioni. Qui devi ripensare alle ragioni di ognuno, che vuol dire che tu devi pensare con la tua testa senza ledere nessuno, ma allo stesso tempo non devi appunto farti prevaricare dagli altri per ciò che vorrebbero fare. Questo è un momento dove devi comunicare la tua visione da leader, vuol dire parlare apertamente con persone intorno a te per farti dare consigli e soluzioni fidate e sincere da persone intorno. Ti invitano a lavorare sul perdono, ossia a farti il regalo di chiudere con cose, persone e situazioni che non possono essere cambiate. Andiamo ora a Roberta Carlotta Stocchi. Allora, è necessario che tu cerchi, Roberta Carlotta, di entrare un po' di più in contatto con te stessa. È come se tu già questa cosa l'hai fatta, ma l'hai un po' tralasciata. Quindi gli angeli ti stanno veramente invitando a riprendere il contatto con te e a proseguire. Ti dicono anche che sono in arrivo nuove collaborazioni e nuovi contratti, insieme addirittura a un possibile innamoramento o proposta di matrimonio. Dicono anche che questo è un periodo dove ti sei fatto, ti stai facendo prendere troppo emotivamente ed è fondamentale che tu riesca a trovare o ritrovare
un tuo equilibrio tra razionalità ed emotività. Uriele, l'arcangelo del sole, ed è l'arcangelo che indica il passo successivo da compiere quando non sappiamo come muoverci, ti dice che stanno arrivando a te delle brillanti nuove idee che ti porteranno proprio al successo e alla felice riuscita di ciò che desideri. L'importante è che tu abbia un po' più di fiducia in te stessa e nelle tue capacità. Ti invitano anche gli angeli a imparare a chiedere aiuto agli altri e a smetterla di voler fare tutto da sola. Andiamo a Quarteroni, lui. Non so quale sia il tuo nome, dirò lui, ok? Allora lui, gli angeli dicono che non riesci o non vuoi prendere una decisione, stai analizzando all'eccesso una situazione e questo non ti porta ad avere la risoluzione del problema, perché più ti chiedi come, quando e perché, e più le cose slittano. Ti senti in trappola, dicono che è come se vorresti agire ma non sai da che parte muoverti, e qui è fondamentale che tu abbia più fiducia in te stessa e nella tua interiorità per fare delle azioni. È giusto che tu riesca a portare avanti con decisione e convinzione le tue idee, così come le tue decisioni, ma è anche fondamentale che tu riesca a non sprecare inutilmente delle energie nel voler sapere e comprendere tutto a tutti i costi. Rilassati un po' di più. Gli angeli ti dicono che ce l'hai già fatta, è come se ti stanno dicendo: ricordati che ti stai battendo per il nulla perché sei già sulla strada della risoluzione. Andiamo ora a Tania Caforio. Spero di dire bene i nomi. Allora, Tania, sei una persona che pensa moltissimo agli altri, una persona creativa, calorosa, una persona sensibile, che ha bisogno però in questo momento di dedicarsi più tempo e più amore proprio, perché ti sei dedicata e ti dedichi troppo agli altri e a voler far contenti tutti tramite te. Quindi questo momento dove dedicarti a te stessa, imparare a dire dei no, affrontando proprio le prove che la vita ti sta mettendo davanti o ti mette davanti, con più gentilezza, comprensione e sensibilità verso te stessa. Evita di focalizzarti su ciò che ti manca. Ci sono delle paure legate all'economia, alla materia, a un lavoro probabilmente forse un po' incerto o che non va come vuoi, però gli angeli ti dicono di essere saggia e accettare l'aiuto che ti verrà offerto, focalizzandoti però su ciò che hai e non su ciò che ti manca, su ciò che sei e non su ciò che non sei, su ciò che vuoi e non su ciò che non vuoi. Mettiti tranquilla perché i tuoi bisogni verranno soddisfatti. Jeremiel è l'arcangelo del rinnovamento che ti dice che questo è il momento di rivedere e valutare tutto quello che hai imparato nella tua vita anche a livello interpersonale, perché è tempo di andare in una nuova direzione di pensiero, di atteggiamento. Potrebbe essere che ti dicano gli angeli di chiudere con tutto e tutti, oppure di affrontare le situazioni piantando proprio dei nuovi semi, quindi delle nuove modalità. Ti invitano anche a comunicare in modo chiaro, perché è come se a volte tu parli, ma gli altri probabilmente non comprendono cosa tu vuoi dire o cosa vuoi ottenere. Andiamo ora a Rosaria Spataro, o Spataro, non so. Allora, Rosaria, c'è un rapporto, una relazione in costante evoluzione, significa che può essere chiusa razionalmente, ma non è chiusa interiormente, oppure appunto che è ancora aperta e che non è assolutamente da chiudere. Comunque stia andando questo rapporto, questa relazione, è un qualcosa che sta evolvendo e che però ha dei conflitti, ci sono stati o ci sono dei conflitti. Quindi gli angeli ti stanno proprio dicendo che la positiva risoluzione di questi conflitti va accolta, diciamo così, attraverso il perdono. Quindi bisogna lasciare andare le cose che non si possono cambiare. Gli angeli ti dicono anche che questo è un momento dove è necessario che tu approfondisca degli argomenti che ti interessano, perché saranno argomenti che potranno aprirti nuove porte, sia interiori che porte di lavoro o studio. Potrebbe essere anche che tu abbia iniziato o stia per iniziare un nuovo lavoro, un nuovo studio, quindi qualcosa che è proprio da approfondire e imparare. Camaele è l'arcangelo del cuore e ti invita
a riaprire il tuo cuore ferito, smettendolo appunto di tenerlo chiuso per paura di soffrire ancora. Sappi che più tu lo tieni chiuso e più non riuscirai a comprendere chi e cosa hai di fronte. Gli angeli ti dicono che le esperienze che hai vissuto, anche le più impegnative, per non dire le più dolorose, sono esperienze che ti hanno portato e ti stanno portando ad un tuo grande cambiamento. Quindi apriti con fiducia e lascia che le cose avvengano. Se c'è stato qualcosa dove non sei stata bene fisicamente, gli angeli ti parlano di un imminente miglioramento di salute. Andiamo ora a Carla Pistorozzi. Allora Carla, c'è stato un punto d'arresto in qualcosa che non si è evoluto, non si sta muovendo, ma gli angeli ti dicono che è un punto d'arresto temporaneo che ti sta dando l'opportunità di guardare proprio le cose, la tua vita da un'altra prospettiva. L'importante è che tu riesca a tirar fuori la tua vera te stessa. È come se sei un po' insoddisfatta nella tua vita perché c'è qualcosa che non va e non è andato nella direzione che vorresti tu. Ma gli angeli, attraverso Raziel, che è l'arcangelo eremita, ti dicono che questo momento dove tu stessa hai bisogno di fare qualcosa per la tua crescita personale e spirituale, trovando proprio un tuo equilibrio interiore e facendo qualcosa di buono, proficuo e salutare per te. Ti invitano a guarire da una dipendenza, potrebbe essere una dipendenza di idea, di atteggiamento, affettiva, o da qualcosa, mangiarsi le unghie, facciamo un esempio, o da qualcosa che comunque sta ledendo te stessa interiormente, ma probabilmente anche fisicamente. Ti dicono di accogliere delle buone notizie che stanno per arrivare. Riconoscimenti pubblici e premi solitamente sono proprio notizie inaspettate e proficue. Gli angeli ti invitano anche a prendere una nuova direzione, quindi lascia il vecchio e vai verso il nuovo. Andiamo ora a Vittoria Pucci Polito o Polito, non so. Allora, Vittoria, scusa, bevo un goccio d'acqua, perdonami. Ok. Allora, Vittoria. Allora Vittoria, sei in una situazione dove ci sono stati o ci sono diversi obiettivi in contrasto tra di loro, con qualche dettaglio fastidioso e anche conflitti forse con delle persone intorno a te. Raguel, che è l'arcangelo della giustizia, esce proprio quando ci sono stati o ci sono separazioni, divorzi, piuttosto che questioni legali, ma anche quando, come in questo momento, gli angeli ti invitano a prendere decisioni eque e giuste, a fare ciò che reputi giusto, difendendo proprio le cose in cui credi. Questo è un momento dove è necessario che tu apra il tuo cuore e la tua mente a un professionista, può essere un medico, un counselor, un operatore di luce, uno psicologo, un infermiere, o comunque qualcuno che possa darti una mano nel comprendere delle cose. Potresti essere anche tu che fai questo tipo di lavoro, ma in questo momento, quando esce questo messaggio, è perché in questo preciso momento la persona stessa, quindi tu, avresti proprio bisogno di avere dei consigli da qualcuno proprio per riaprirti e alleggerirti. Gli angeli ti dicono anche di metterti tranquilla perché nelle prossime settimane ci sarà l'evoluzione che stai tanto aspettando. Andiamo ora a Silvia Viti. Allora, Silvia, stanno succedendo molte cose tutte in una volta. C'è bisogno ora, più che mai, di prendere una decisione, ma anche di imparare a prendere la vita con un po' più di leggerezza e di ludicità, prendi tutto molto seriamente. Ti dicono anche gli angeli che c'è una profonda tristezza dentro di te, ma che devi anche imparare a prenderti proprio del tempo per guarire da questa profonda tristezza. Una cosa fondamentale che puoi fare è lavorare anche tu sul perdono. Il perdono non è un condonare o accogliere e accettare ciò che ci è stato fatto o abbiamo fatto, ma è farsi il regalo di chiudere con le cose che non possono essere cambiate, e questo aiuta proprio nell'alleggerirsi interiormente e nel vivere al meglio il qui e ora. Gli angeli ti dicono anche che un evento o una situazione improvvisa hanno attirato, stanno per attirare la tua attenzione.
potrebbe essere anche una persona che ha tirato o la sta tirando. Comunque vadano, comunque siano le cose, gli angeli ti dicono che è necessario analizzare la situazione che è arrivata o arriverà per prendere una decisione. La cosa fondamentale è non prendere le decisioni troppo in fretta, ma nemmeno stando lì a dormire sugli allori. Se ti stai chiedendo qualcosa, gli angeli ti dicono sì. Andiamo ora a Luisella Luciani. Allora, Luisella, questo per te è un periodo molto molto impegnativo, ma è impegnativo dal punto di vista mentale. Perché? Perché quello che sta avvenendo è un qualcosa che ti sta facendo pensare e analizzare molto le cose, ma dietro a quello che sta avvenendo potrai cogliere la verità della situazione, vuol dire che puoi imparare una grande lezione. Sappi che proprio grazie a questo momento così impegnativo stanno per arrivare a te delle nuove idee e delle ispirazioni brillanti che ti porteranno proprio ad una tua evoluzione. È fondamentale che tu faccia qualcosa per la tua creatività e proprio per alleggerirti mentalmente. Sandalphon, che è l'arcangelo delle persone creative e spirituali, nonché patrono dei musicisti, ti dice che questo è un momento dove affrontare le situazioni mettendo da parte punti di vista e metodi tradizionali. Cosa vuol dire? Vuol dire mettere da parte nelle tue decisioni i condizionamenti con la quale sei stata cresciuta perché non ti portano nella direzione giusta. È necessario un approccio più spirituale nell'affrontare le decisioni. Gli angeli ti invitano anche a tagliare i rami secchi intorno a te di persone, situazioni, atteggiamenti e condizionamenti che non ti fanno più star bene o che senti che non ti arricchiscono più. Quindi è fondamentale distaccarti un po' da tutto quello che ti circonda e che ti appesantisce per far entrare nella tua vita persone, mentori e amici che siano più affini a te. Gli angeli ti invitano in questo periodo a trovare un compromesso. Andiamo ora a Grazia Barigossi. Allora, per Grazia c'è un messaggio molto molto bello. L'arcangelo Geoffiel, che è l'arcangelo della positività e della bellezza, ti dice che nonostante tu ti senta un po' combattuta forse sulla strada da portare avanti, su cosa scegliere, su dove indirizzarti, tu sei già sulla strada giusta che ti porterà proprio a fare dei progetti positivi, ottimistici a lungo termine, con momenti felici. Qui ti parlano di un afflusso di abbondanza, di documenti, contratti da firmare e ovviamente da leggere prima attentamente, e anche di una promettente iniziativa lavorativa, o comunque, essendo legato alla terra, qualcosa di pratico, materiale e proficuo che è arrivato o sta arrivando a te. Gli angeli ti dicono che i tuoi desideri sono destinati ad avverarsi. La cosa fondamentale però è che tu riesca veramente ad avere più fiducia in te stessa e nella vita, ma soprattutto che cerchi di pensare e parlare pensando a ciò che vuoi nella tua vita. Ricorda che anche quando diciamo le cose per scherzo, le attraiamo. Ti dicono anche che in questo momento stai avendo delle preoccupazioni che sono assolutamente inutili. Andiamo ora a Pinuccia, Minuccia. Passo a quella dopo perché non capisco. Lucia Sonnini, poi proverò di capire cosa ho scritto lì. Scusate, ma scrivendo in fretta. Allora, Pinuccia. Lucia Sonnini, Lucia. Allora, Lucia, questo per te è un momento proficuo, se vuoi. Gli angeli ti dicono che stanno arrivando a te delle ottime opportunità baciate dal tocco di Remida, quindi baciate dalla fortuna. Accettale queste opportunità perché saranno appunto molto buone. Cerca di fare un po' pace con l'economia perché è come se a volte ti sembra di spendere troppo, a volte forse sei troppo conservatrice, ci sono proprio delle paure che tu hai legate alla materia, ma gli angeli ti dicono di metterti tranquilla perché oltre a buone opportunità lavorative che sono arrivate o arriveranno, sarai talmente fortunata che potrai donare anche a chi è meno fortunato di te. Gli angeli ti dicono che stanno arrivando a te soddisfazione, pace, abbondanza, agio, comfort materiali e felicità domestica. Ti
più bello di così, direi che si vive. Per qualcosa che stai pensando, ti dicono sì. Allora, qui mi sembra di leggere Minuccia B. Proviamo. Chi si riconosce, ascolti. B, comunque la finale è B. B, proprio Bologna, Imola. Quindi il messaggio è per te. Allora, ci sono ricordi della tua storia personale, della tua infanzia, che sono tornati o stanno tornando a trovarti. Potrebbero esserci dei problemi proprio interiori tuoi o dei problemi legati ai tuoi figli, o probabilmente stai anche un po' idealizzando il passato. Potresti aver conosciuto qualcuno di nuovo che ti sembra di aver conosciuto da sempre per via delle connessioni karmiche, oppure potrebbe essere che tu incontrerai o possa incontrare qualcuno che rievocherà in te o le ha già rievocate delle emozioni che non provavi da molto tempo. Qui parlano di un innamoramento, parlano della ripresa di un rapporto, di una relazione, di una grande crescita personale con rafforzamento del tuo intuito e addirittura parlano di una nuova casa, che può essere una ristrutturazione, uno spostamento anche di edificio lavorativo. Sappi comunque che gli angeli ti dicono che sei davanti ad una nuova eccitante opportunità per cambiare la tua vita, anche dal punto di vista professionale, se vuoi, ma è fondamentale che tu faccia delle azioni per andare in quella direzione. Ti invitano anche a dare retta alle tue intuizioni, perché attraverso le intuizioni potrai avere delle buone risposte. Andiamo ora a Villani. Mi sembra Carolina, Villani comunque l'ho letta prima e mi sembra Carolina, però non lo so. Però Villani è per te questo messaggio. Allora, bisogna che tu accolga quelle occasioni o le occasioni che stanno arrivando perché sono tempestive, sono giuste per te in questo momento. È come se pensi che sia passato, stia passando troppo tempo e forse hai paura o temi di aver perso del tempo o che stai perdendo delle occasioni. Invece gli angeli ti dicono di aprire gli occhi alle opportunità di queste tempistiche perché sono giustissime per te. Metatron, l'arcangelo dei nostri obiettivi mentali e colui che trasforma i nostri sogni in realtà, con il carro è foriero di spostamenti. Possono essere spostamenti fisici per divertimento, quindi una vacanza, spostamenti fisici per lavoro, ma anche spostamenti di obiettivo che riuscirai ad ottenere e a raggiungere proprio grazie alla tua autodisciplina e alla tua forza di volontà. L'arcangelo Zattiel, che è l'arcangelo della pazienza e del perdono, ti dice che è necessario che tu ora riesca a trovare un tuo equilibrio, collaborazione e compromesso con te stessa, ma proprio un equilibrio tra razionalità ed emotività, cercando proprio di lavorare sul perdono, lasciando andare appunto le cose che ti ostacolano e non ti servono più. Ti dicono anche che se ci credi davvero, le cose possono avvenire. Andiamo ora a Raluca Dirla. Raluca Dirla. Non so, non capisco il nome, quindi non so se sei uomo o donna, quindi parlo comunque al maschile, poi vediamo un po'. Allora, è fondamentale che tu smetta di essere pessimista e che smetti di aspettarti il peggio da persone e situazioni. Ricorda sempre, ricordiamo tutti, che tutto ciò che pensiamo e diciamo diventa realtà. Quindi quello che pensi e dici diventa una profezia autoavverante. Gli angeli ti invitano, in effetti, ora più che mai, a prendere decisioni obiettive per eliminare dalla tua vita tutto ciò che senti che non concorre più a farti star bene. Quindi distaccati da persone, situazioni, atteggiamenti, qualsiasi cosa ti faccia sentire comunque troppo pensieroso o pensierosa o troppo, insomma, che non stai bene. Quindi evita di aspettarti il peggio, smettila di pensare troppo, prendi decisioni obiettive e vai dritta per la tua strada, imparando a cogliere il lato comico della vita e delle situazioni. L'Arcangelo Raffaele, patrono delle anime gemelle, dei viaggi e della guarigione olistica, ti dice proprio che questo è un momento dove per andare incontro alla tua guarigione olistica, appunto fisica, emotiva e spirituale, è fondamentale che tu parli apertamente, in primis con te stessa,
e poi con le persone intorno, dicendo quello che pensi, quello che provi e quello che vuoi, ma soppesando attentamente le tue decisioni, soprattutto riguardo rapporti e relazioni intime, perché queste andranno ad influenzare molto la tua vita futura. Raffaele esce anche per dirti che se appunto non sei stato bene, sei nella via del miglioramento. Gli angeli ti invitano anche a cercare un segno e ricordati che ci mandano segni quotidianamente. Andiamo a Daniela Marelli. Allora, Daniela, questo momento dove ci sono stati o ci sono in atto proprio ritardi di programma, verità comunicate senza tatto, cosa vuol dire? Vuol dire che potrebbero esserci state persone che si sono comportate in modo poco proficuo con te, sì, con te, e tu sei rimasta male perché magari era una cosa inaspettata, oppure hai avuto delle notizie che non ti sono piaciute, oppure c'è qualcosa appunto che è slittato, quindi non si è evoluto nelle tempistiche che volevi tu. In effetti gli angeli dicono che questo è un periodo di tempi magri, tempi di rallentamento, ma questo non vuol dire che le cose non possano evolvere, anzi, tutto sta andando in questo modo per darti l'opportunità di utilizzare organizzazione, logica, strutture, disciplina, ma soprattutto comprendere se portare avanti tutto da sola o se farti aiutare da qualcuno per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Gli angeli ti dicono anche che questo è il momento sbagliato per fare qualcosa, per decidere qualcosa. Quindi fermati un attimo e attendi. Andiamo ad Alessandra Simonetti. Allora, Alessandra, smettila di avere paura di non avere la capacità di fare qualcosa. Raziel, che è l'arcangelo mago, l'arcangelo dell'autostima, ti dice che hai le risorse e le capacità per manifestare i tuoi sogni. Devi ricordarti che la vita è magica, ma soprattutto che sei pronta per fare ciò che hai in mente. Ci sono per te in arrivo proprio delle novità buone e il successo dal punto di vista del lavoro e dello studio. È fondamentale però che tu non pensi che la tua realizzazione sia legata solo al successo lavorativo ed economico. Forse ti stai dimenticando un po' dei piccoli piaceri della vita. Quindi gli angeli ti invitano a passare del tempo in tranquillità da sola, anche in mezzo alla natura, godendo proprio delle piccole magie che hai intorno a te senza darle per scontate. Sappi che sta arrivando la luce in fondo al tunnel, quindi se c'è stato un periodo impegnativo, le cose stanno andando per il meglio, le cose andranno per il meglio, proprio la situazione difficoltosa se ne andrà, ma soprattutto ci saranno proprio delle novità che arriveranno. Potrebbe essere anche possibile una gita o uno spostamento di piacere. Gli angeli ti dicono e ribadiscono che sei pronta, quindi te l'hanno detto per ben 2 volte. Andiamo a Giuseppina Caruso. Allora, Giuseppina, gli angeli ti dicono che ci sono buone notizie in arrivo dal punto di vista finanziario, potresti ottenere qualcosa di bello oppure potresti intraprendere una nuova area di studio barra lavoro o l'hai appena intrapresa molto più stimolante. Quindi gli angeli ti dicono di accogliere ciò che sta avvenendo perché sarà qualcosa di proficuo. Forse sei un po' combattuta sulla decisione da prendere, quindi gli angeli ti dicono che questo è un momento dove fare una vacanza soprattutto a livello mentale, proprio per decidere, ricordandoti che attraverso la meditazione potresti ottenere delle risposte che stai cercando. Aniel, che è l'arcangelo della luna, dell'intuito, del femminile, ti dice di riflettere attentamente su quello che veramente vuoi prima di agire, cercando di seguire il tuo intuito, ma anche di avere pazienza, e ti invitano gli angeli a fidarti. E andiamo infine a Cristina Bertolani Azeredo, ok, e dopo darò il messaggio per tutti. Allora, Cristina, la tua preoccupazione è ingiustificata. Se anche le cose non si stanno evolvendo nelle tempistiche che vuoi tu, sappi che i semi sono ben piantati. Devi solo dare tempo al tempo affinché questi semi
diventino, diciamo, frutti da raccogliere. Questo è un momento dove c'è necessità di festeggiare, celebrare, di prendere la vita con un po' più di divertimento, ma potrebbe essere anche proprio che tu debba festeggiare o possa anzi festeggiare un matrimonio, una laurea, una nascita, un compleanno, o che appunto tu stessa abbia una di queste cose da portare avanti. Gli angeli ti dicono che è in arrivo proprio la fine di una situazione che per te è stata impegnativa e difficoltosa e che da adesso in avanti le cose andranno per il meglio. Ma affinché ciò avvenga è necessario che tu accolga il cambiamento delle tue idee, dei tuoi atteggiamenti e che lasci andare tutte le paure. Per quello che ti stai chiedendo, gli angeli ti dicono un anno da oggi. Allora, intanto vi ringrazio per avermi ascoltata fino qui. Adesso spero che vi siano piaciuti i messaggi. Adesso io vado a mescolare, ok, quello che ho fatto fino adesso. Vado a rimescolarle e do un messaggio per tutti voi, ok? Questo è un messaggio generale che può arrivare appunto comunque anche alle persone che hanno già avuto, un messaggio. Potrebbe essere un messaggio ulteriore che vi risuona. Come abbiamo detto prima, i messaggi arrivano da ogni dove, ok? Quindi questo potrebbe essere un messaggio ulteriore. Parlo sempre al singolare perché faccio meglio, però è dedicato a tutti e a tutte voi. Allora, in questo momento gli angeli ti dicono che è fondamentale che cerchi di rilassarti un po' di più. È necessario proprio mettere via le paure che albergano dentro il tuo cuore. Perché? Perché è come se ti stai portando dietro delle ferite del passato che, ahimè, vanno a interferire sia con il vivere la vita di oggi, sia con le decisioni future che tu vuoi prendere. Evita di farti condizionare nelle tue decisioni, ma non solo dalle persone che ti amano e ami, ma anche proprio da altre persone intorno della quale è utile non fidarsi. Qui ci sono dei grandi conflitti da risolvere che possono portarti proprio a una tua guarigione olistica. Devi lasciare andare assolutamente tutto quello che ti ha ferito fino ad oggi perché ti è servito praticamente per diventare la persona che sei destinata ad essere. Ribadiscono ancora gli arcangeli, sia Michele che Raffaele, per ognuno di voi, che è fondamentale cercare di prendere delle decisioni. Per la guarigione olistica, quindi per stare bene sia fisicamente, emotivamente che spiritualmente e mentalmente, appunto, è fondamentale imparare a gestire un po' di più la propria mente, la propria interiorità. È fondamentale che ti ricordi che tutto quello che pensi e che dici diventa reale e questo può farti ammalare, passami il termine, o farti guarire. La nostra mente è un potente mezzo e aiuto nella vita quotidiana e il nostro corpo ci dice sempre, se lo ascoltiamo, quello che abbiamo bisogno di sapere. Sappi che se ci sono stati o ci sono momenti un po' di stallo, non li devi vedere come dei momenti poco proficui, anzi è necessario che tu li veda come un qualcosa, un tempo, una modalità che ti sta dando l'opportunità di guardare proprio la tua vita a 360 gradi e non solo davanti per come sta andando la tua vita, ma ti sta facendo vedere un po' tutto, te stesso o te stessa, per farti capire qual è la direzione più proficua per te. Azrael è l'arcangelo della morte, intesa come la fine di una fase, di situazioni di vita, e ti dice che questo momento dove potresti essere in piena trasformazione spirituale. Azrael però è anche l'arcangelo della morte, ossia del sentirsi soli, abbandonati, rifiutati. E questo può essere legato proprio a un qualcosa che abbiamo vissuto fin da bambini e che si ripropone nella nostra vita finché non lo elaboriamo, ma potrebbe essere anche che qualcuno di voi, che è qui in questo momento, si senta solo perché gli manca qualcuno che magari si è trasferito o qualcuno che non c'è più perché è passato oltre, oppure perché è stato lasciato o lasciata. Azrael però ti invita a evitare di pensare che sei solo o sola, non lo sei, ma è fondamentale che tu riesca a trovare dentro la forza interiore per
per portare avanti la tua vita con calma, con pazienza, cercando proprio di andare incontro a te stesso o te stessa con perdono e compassione. Non dimenticarti mai di godere delle piccole cose che hai nel quotidiano. Troppo spesso le si dà per scontate, ma meno do per scontato e più sono grata o grato e più arriveranno belle, grandi opportunità nella nostra vita. È fondamentale che tutti impariamo a smetterla di cercare all'esterno quell'amore, quell'equilibrio, quella soddisfazione e quella gioia che possiamo trovare solo al nostro interno. Questo fa parte, come dice l'Arcangelo Michele, dello scopo di vita di ognuno di noi. E chiude il messaggio l'Arcangelo Gabriele, che è l'Arcangelo delle annunciazioni di nuove nascite, ovviamente di figli per chi li cerca, ma non solo, di idee, di progetti, ma soprattutto di rinascita interiore. E invita ognuno di noi a aprire il cassetto dei nostri sogni perché è giunto il momento di dare vita ai sogni che abbiamo lasciato là dentro per troppo tempo, perché questo ci farà sentire veramente realizzati. Ok? Questo è tutto. Ora io vi ringrazio immensamente. Oh, non sono riuscita a leggere i vostri commenti, li leggerò con molta, molta calma dopo o appena riesco. E vi ricordo, ecco, che mi è passato prima che Antonella diceva che potete contattarmi via Messenger. Il problema di contattarmi via Messenger è che a volte, quando non abbiamo l'amicizia, non mi arrivano i messaggi. Quindi io preferirei che mi mandiate un messaggio WhatsApp al numero che ho messo sopra, ok? E lì mi arrivano sempre e sono sicura che rispondo assolutamente sempre, ok? Io vi ringrazio, mi auguro che siate stati tutti bene con me e vi rimando al prossimo incontro fra un mesetto, poi vi dirò la data. Vi mando un abbraccione. E auguro una buona serata a tutti. Grazie Antonella per essermi stata dietro e vicino. Grazie mille a tutti, davvero di cuore.